Taranto, rotonda del lungomare, manifestazione di protesta ma anche di proposta da parte di Confcommercio Taranto contro le misure relative al Covid che di fatto ammazzano le imprese. Molto significativo lo slogan, le regole le continuiamo a rispettare, il gilet non vogliamo indossare. E qui poi tutta una serie di sacchetti, sarebbero sacchetti simbolicamente dell'immondizia, con tutte le favole che sono state raccontate nei confronti degli imprenditori, nei confronti degli operatori del mondo del commercio. Parole significative e vedete su questi cartelli appunto affissi sui sacchetti dell'immondizia. Su questi sacchi, un sacco di insoluti, un sacco di disperazione, un sacco di sacrifici, un sacco di ingiustizie, un sacco di tasse, un sacco di chiusure, un sacco di promesse, un sacco di giacenze, un sacco di batoste. Insomma, questi sacconi sono molto significativi dello stato di dolore, delle sofferenze dei commercianti, ed è presente tutta lo staff di Confcommercio con i vari dirigenti. Si tratta di una manifestazione che vuol salvaguardare il diritto alla vita, il diritto al lavoro di imprenditori, di dipendenti, di famiglie, anche perché poi parliamo di una situazione in cui i ristori non esistono e veramente la realtà è assolutamente drammatica. Un intervento, quello del presidente Leonardo Giangrande, carico di rabbia e carico di verità. 300.000 imprese hanno chiuso per sempre la loro esistenza nel 2020. Lo slogan è molto significativo, le regole continuiamo a rispettare, il gilet non vorremmo indossare. Il diritto alla dignità delle imprese, perché dietro ogni impresa ci sono famiglie. Sì, ci sono famiglie, io personalmente ne sento tutta la responsabilità, perché credo che facendo impresa e non l'avendo lasciato mai le mie imprese, io credo che sia importante aiutare, dare una mano a questa gente e darla a mano in modo corretto, perché come ho già detto, quando si chiude un'attività storica non è quando si apre, dietro c'è un mondo di dipendenti, di fornitori, di banche, di imprese, c'è un mondo dietro che chiude, e questa gente non ha chiuso per incapacità imprenditoriale, sta chiudendo perché qualcuno gli ha deciso di farlo chiudere, ha deciso di chiudere questa attività per ragioni diverse che sono sicuramente utili per quello che riguarda la salute pubblica, ma non può essere a danno di persone che hanno loro a loro volta una dignità e deve essere salvaguardata. Confcommercio protesta ma anche propone, e quindi riapertura immediata, ristori adeguati e esenzioni per tutto il 2021. Perfetto, io questo noi chiediamo che alla fine ci sia quella possibilità di riaprire, perché se no non si spiega diversamente come mai Taranto è tra le prime città in termini di contagio. Significa che altrove in modo abusivo si stanno facendo delle cose che molto probabilmente non si stanno facendo in modo legale. Allora io dico, controlliamo in modo legale quello che accade e facciamo riaprire in sicurezza le imprese. Due, credo che questa cosa da parte delle banche deve esserci una moratoria quanto più lunga possibile, e quindi deve essere data una mano a questi imprenditori, perché se stanno nei problemi non hanno voluto loro, non sono causa del loro male, come si suol dire, sono gente che qualcuno ha detto e ha deciso di far chiudere perché per favorire la salute pubblica. E terzo, io credo che i ristori vanno pagati interamente per quello che è stato perso. Salvatore Cafiero, presidente della delegazione Borgo di Confcommercio Taranto. Davvero significativi questi sacconi, questi sacchetti, sembrerebbero sacchi della spazzatura contenenti tutte le false promesse che sono state fatte agli imprenditori e ai dipendenti. No, non è che sembrerebbero, questi sono sacchi della spazzatura, tutta la spazzatura che il governo da inizio pandemia ci ha riversato addosso senza dare certezze di nulla.
Se è vero che facciamo parte della comunità europea, vorremmo capire come mai altrove le attività chiudono e i ristori sono ingenti ed immediati. C'è una pandemia, il piano vaccinale va avanti e si consente a breve la riapertura delle imprese, invece in Italia tutto ciò non accade. Tutto ciò non accade perché ci impongono una chiusura, ci danno una miseria di ristori quando arrivano, perché nel caso del mio settore, che è il settore dell'abbigliamento, ha visto davvero poco, ma sicuramente non ci faremo portare alla guerra tra poveri che loro invece vorrebbero che si scatenasse. Rimarremo tutti uniti in questa protesta in maniera civile come abbiamo fatto oggi, mantenendo le distanze, sperando che non degeneri, perché gli animi ormai sono davvero allo stremo, nessuno più ce la fa a mantenere una situazione che sta degenerando per le imprese, per i propri dipendenti che vedranno la cassa integrazione chissà quando, e per cercare di tenere fede agli impegni assunti. Noi oggi non riusciamo a tenere fede agli impegni assunti non per colpa nostra, ma perché qualcuno per l'ennesima volta ha deciso di chiuderci. Siamo chiusi ormai da 4 settimane e viviamo in una delle città con la più alta incidenza di contagiati in Italia. Vorremmo capire il perché. Vorremmo capire il perché. Alberto Mosca, vicepresidente di Confcommercio Taranto con delega ai servizi. Davvero una manifestazione toccante, una manifestazione che è un inno e inneggia al diritto al lavoro, al diritto alla vita, perché chiudere le attività significa davvero strozzare, soffocare la vita di imprenditori e di dipendenti. In questo momento stiamo soffrendo in maniera incredibile, perché tutte queste chiusure alla fine ingiustificate, perché lo stesso Presidente prima ribadiva che non possiamo capire come questi numeri praticamente che stanno crescendo con le attività chiuse non riescono ad attenuarsi. Oggi noi stiamo soffrendo perché ogni attività chiusa è una famiglia che sta soffrendo in maniera incredibile, senza avere ristori, senza avere certezze su quello che si potrà fare domani. Oggi noi chiediamo fermamente aiuto allo Stato, ma un aiuto concreto, non fatto di favole, di bugie, come avete letto. False promesse. False promesse, perché qua non stanno facendo altro che illuderci praticamente per tenerci buoni, ma noi la nostra pazienza sta finendo e l'avete visto in altre città importanti tipo Roma e Milano quello che sta succedendo, perché la pazienza sta finendo, noi siamo stanchi di tutto questo. Giuseppe Spadafino, vicepresidente vicario di Confcommercio, beh, la misura è colma, la pazienza è finita. Sicuramente sì, abbiamo grosse difficoltà, le piccole e medie imprese stanno attraversando un momento difficilissimo, noi siamo rispettosi delle regole come sempre, però ora siamo arrivati proprio al culmine, l'esasperazione, che è la pazienza. Oggi ancora una volta abbiamo deciso di protestare in maniera civile, non vorremmo mai protestare con delle azioni forti. Il grado di disperazione forte delle piccole e medie imprese e l'ingiustizia che stanno avendo le piccole e medie imprese. E poi sono il motore, quella microeconomia è il motore dell'economia del paese Italia, questo viene sottovalutato. Assolutamente sì, siamo quelli che poi in un certo senso teniamo in vita le nostre città, accendiamo le nostre insegne, alziamo le nostre serrande con grande rispetto di quelle che sono le regole. Però non vorremmo essere considerati gli ultimi, c'è un livello di ingiustizia esasperante, ingiustificato, inqualificabile da parte dello Stato, da parte anche di alcuni organi della Regione, perché i ristori, tutto ciò che deve essere dato con dignità, non facendolo passare come un obolo o qualcosa. Un'elemosina. Un'elemosina. Come quei 600 euro di un anno fa. Assolutamente. Noi non intendiamo sottostare a questo stato di cose. Il messaggio di oggi è molto serio, è molto grave da parte nostra, ma vi assicuro che oggi c'era una piccola rappresentanza delle persone che sarebbero potute stare qui oggi, con grande senso di responsabilità.
abbiamo lavorato perché il numero fosse un numero consentito dalle regole e quindi noi tutti, ciao Maria, e quindi noi tutti vorremmo ribadire questo concetto, il rispetto delle regole che però non ci deve portare all'esasperazione. È un messaggio importante da non sottovalutare, perché le persone per bene come noi, le persone che rispettano le regole, poi davanti a ingiustizie o a momenti di esasperazione, a disparità rispetto agli altri paesi, paesi europei, assolutamente, perché ci sono proprio delle differenze che non sono comprensibili in quelli che sono i ristori che le piccole e medie imprese hanno. Noi oggettivamente abbiamo una marea di problemi che ci portiamo nelle nostre case e che poi si possono riversare anche verso i nostri dipendenti. Riteniamo che questa cosa adesso debba finire, perché se le nostre chiusure fossero servite a portare il numero di contagi, ben vengano. Stiamo vedendo che qualcosa non funziona. Paradossalmente accade il contrario. Sta accadendo il contrario. Categorie chiuse e ridotte ai minimi termini, quasi fossero degli untori. Eppure bloccate quelle attività, i contagi imperversano. C'è qualcosa che non funziona. Lo Stato, le regioni, anche attraverso le amministrazioni che devono essere aiutate nei ristori alle piccole e medie imprese, devono dare dei segnali. Devono dare dei segnali forti. Noi riteniamo siamo arrivati al limite e quello di oggi è solo una partenza, è solo uno start-up. Eugenio Speciale, noto imprenditore, noto commerciante a Taranto. Beh, oggi è il momento della rabbia, ma anche dell'orgoglio, sì, della propria dignità, sì, di imprenditori e di uomini. Infatti, abbiamo dovuto manifestare con molta garbo, con molta educazione, il nostro a pari determinazione. A pari determinazione, infatti anche questo fatto di aver messo questi sacchi di tante chiacchiere, di tante bugie. Che ha sua moglie un sacco di chiusura, io ho un sacco di privazioni. Di privazioni, un sacco di tante cose che poi alla fine non ci stanno dando niente, perché ci stanno semplicemente dicendo di tenere chiuse le nostre attività come se fossimo noi gli untori di tutta questa pandemia o di questa situazione che stiamo vivendo. E poi in effetti non ci stanno neanche aiutando, sostenendoci economicamente, ma non perché noi vogliamo il sostegno economico, noi vogliamo lavorare con le giuste misure, con le attenzioni, con tutte le precauzioni possibili e immaginabili, ma vogliamo lavorare, vogliamo aprire le nostre attività facendo entrare poche persone alla volta, col distanziamento, con le mascherine, con gli igienizzanti, con tutto ciò che è necessario, ma aprire perché non ce la facciamo più, è un anno che stiamo soffrendo e non stiamo ricevendo nulla. Mario Raffo, presidente di Federmoda, di Conf Commercio, una manifestazione civile, pacifica, ma al contempo determinata. Il diritto a lavorare non può essere soppresso da provvedimenti, da decisioni che dimostrano un profondo dilettantismo. Hai centrato l'obiettivo. Noi, la nostra manifestazione fondamentalmente si basa su due temi cardini. Il primo, che è l'insopportazione ormai totale della pressione che siamo dovuti a sopportare noi come settore moda. Vorrei ricordare che il nostro mondo purtroppo ha una necessità e una tempistica di approvvigionamento delle merci che addirittura richiede circa 12 mesi di anticipazione. Cosa significa? Che le merci che noi abbiamo già ricevuto nei nostri negozi e le collezioni della primavera estate sono state ordinate l'anno scorso e sono già arrivate nei negozi addirittura a gennaio, con scadenze di pagamento già per fine mese di marzo e di febbraio anche, quindi ben si può comprendere che cosa significa per noi e per il nostro sistema la chiusura delle attività. Significa naturalmente non maturare alcun tipo di margine di incasso e tantomeno c'è la possibilità di pagare. In più abbiamo adesso la grande difficoltà che le merci saranno rimaste nei magazzini e le collezioni della primavera non verranno vendute. Arriveremo già probabilmente all'estate e con gravissime difficoltà. Quindi inoltre dobbiamo anche toccare il discorso
delle misure che vengono studiate per il sistema. Noi non abbiamo avuto un centesimo, siamo stati emarginati da qualunque tipo di ristoro, la soglia del 30% è un sistema assurdo, ci vogliono 10 commercialisti per capire, no, il sistema. La soglia è assurdo, noi abbiamo dovuto svalutare i magazzini nelle scorse stagioni per poter monetizzare qualcosa, quindi qualcosa non quadra. Chiediamo assolutamente una giustizia per tutti, non può essere che il mondo della moda sia l'artefice dei contagi, non può essere discriminato un articolo piuttosto che un altro, le attività hanno tutte la necessità di stare aperte e lì dove non si dovesse scegliere di lasciarle chiuse vanno debitamente indennizzate. Lelio Fanelli, presidente della delegazione Trecarrare Solito di Confcommercio. Il suo stato d'animo questa mattina? Beh, di la verità siamo abbastanza incazzati, passami il termine, perché la situazione ormai è diventata drammatica. Noi fino ad oggi abbiamo sempre fatto da ammortizzatori sociali, anche in qualche modo abbiamo cercato di dare, oltre il sostegno, anche fiducia ai colleghi, che però adesso sono esasperati. Io vorrei ricordare che Taranto vive già una situazione non delle migliori da diverso tempo, ci portiamo dietro una crisi dei consumi dal 2008, abbiamo avuto la città in dissesto, abbiamo le tasse più alte d'Italia, abbiamo una disoccupazione mostruosa, a questo si è aggiunta la pandemia, che è un qualcosa di devastante, non c'è giorno in cui non ci sia almeno qualche collega che viene disperato da noi a chiedere aiuto perché non ce la fa. La situazione ormai è quella che, insomma, che denunciamo tutti, ma Taranto vive una situazione ancora più drammatica. Alessandro Palmieri, referente di Confcommercio per quanto riguarda l'area commerciale di Via Principe Amedeo, una Taranto sofferente che già vive i suoi noti problemi, vicenda Ilva e quant'altro, una crisi profonda, e su questa crisi si innestano le restrizioni assurde che stanno strozzando l'economia. Guardi, lei è stato in gamba perché ha fatto una sintesi rapidissima, ma è una vera tragedia. Io non saprei nemmeno da dove cominciare, da dove impostare, come impostare due parole che dovrei rilasciarle. Insomma, il discorso è che siamo totalmente abbandonati dalle istituzioni, nonostante facciamo da supporto a tutto il sistema, alla società intera, siamo completamente abbandonati. Viviamo una pandemia che sta diventando un qualcosa di veramente insopportabile, non abbiamo aiuti da nessuno, siamo stati abbandonati da nessuno, viviamo un governo che ci ha totalmente abbandonati, che pensa a comprare biciclette, a stupidaggini varie quando la gente sta morendo di fame, perché qui, attenzione, vogliamo ricordare che non si tratta di una crisi economica, non si tratta che abbiamo dei cali di fatturato, si tratta di chiusure di aziende che non lavorano più, di gente che non può più pagare mutui, fitti di casa, che non può più fare la spesa. Come diceva il collega che mi ha preceduto, affrontiamo amici, colleghi che non riescono più a fare la spesa, cioè a comprarsi un qualcosa da mangiare. Questo il minimo indispensabile, il minimo sostentamento. Meno del minimo sostentamento, perché questa gente non riesce più a fare la spesa, questo è il discorso. Quindi io credo, spero che le istituzioni che ci ascoltano e alle quali mi rivolgo, spero che abbiano raccolto questa nostra protesta. Grido di dolore, perché poi chiaramente si arriva purtroppo a una realtà di bomba sociale, come stanno dimostrando certi episodi accaduti su scala nazionale, ma l'esasperazione è tanta. Assolutamente sì, e io spero che il governo recepisca per tempo questo nostro messaggio e che si diano da fare prima che questa esasperazione arrivi davvero a livelli veramente incontrollabili, così come tanti altri casi abbiamo visto in tante altre occasioni. Roberto Massa, presidente della delegazione comunale di Martina Franca per Confcommercio. Beh, è una realtà quella che si sta vivendo da bomba sociale, da esplosione sociale. Per carità, nessuno vuole fomentare gli animi, lungi da noi, però l'esasperazione è tanta e l'imprenditore, il dipendente affamato in molte occasioni davvero perde la pazienza e può perdere il senno. Perde la pazienza soprattutto nella misura in cui fa un dare e avere, diciamo così, un bilancio della situazione. La situazione ci vede soccombere dal punto di vista della iniquità dei provvedimenti, della iniquità
dei ristori e della ingiustizia con cui è stato trattato il nostro settore. Noi abbiamo dimostrato di essere ligi ai nostri doveri, di preoccuparci della salute sociale, abbiamo chiuso le nostre attività ripetutamente, abbiamo rinunciato a una grandissima quota di fatturati, sempre nel rispetto delle regole. Il punto è, se tutto quello che facciamo noi, e in questo momento, lasciatemelo dire, lo stiamo facendo solo noi, non basta per risollevare il paese, evidentemente bisogna spostare l'attenzione altrove, ci si deve dare la possibilità di ricominciare a lavorare, non è soltanto una questione di mancati ristori, noi abbiamo necessità di lavorare, di continuare a scrivere il nostro futuro come abbiamo sempre fatto, e il problema è che se i contagi non scendono, nonostante i nostri sacrifici, beh allora ci sono altri problemi che bisogna attenzionare. Certamente serve in questo momento che l'attenzione sia spostata sul nostro settore, che apparentemente ci sembra quantomeno dimenticato anche a livello comunicativo e a livello nazionale. Stiamo cercando di interloquire a tutti i livelli per cercare soluzioni e in questo momento, forse lasciatemelo dire, il livello con cui possiamo più velocemente raffrontarci è quello regionale. Servono in questo momento dei bandi dedicati al nostro settore, serve che si iscriva una pagina che custodisca l'heritage del nostro mestiere, la storia che fanno le nostre attività, il presidio del territorio che le nostre attività fanno continuamente e i nostri investimenti, i nostri sacrifici vanno sicuramente tutelati.